Buongiorno e benvenuti a tutti. Attualmente il remake della Disney del Re Leone è proiettato nelle sale cinematografiche del mondo intero. Atteso da tempo, il film, creato in digitale, è soltanto in realtà una nuova versione del film d'animazione uscito nel 94, con leoni più realistici questa volta. Interessante, solo che guardando più da vicino ci si rende conto che i leoni non sono così realistici ed esistono grandi differenze tra quelli della Disney e quelli della vita reale. Allora, ciò mostra che la Disney si è presa delle libertà, cominciando con i cambi portati a Luke, alla struttura sociale dei leoni e al loro comportamento, che sia nel film d'animazione o nel remake. Cambiamenti obbligati e necessari per i bisogni della sceneggiatura in modo da adattare meglio la storia, no? Ovviamente. Quindi oggi stiamo per concentrarci su alcuni aspetti che ci mostrano quanto i leoni del Re Leone siano diversi dai leoni reali. Colore per la criniera. La criniera rappresenta la cosa migliore nel leone maschio, simbolo di superiorità genetica, virilità, competenze per la caccia, forza e di conservazione di calore nel corpo e anche un criterio d'attrazione per la leonessa, soprattutto quando è di colore nero. Ti immagini? Un leone dalla criniera nera attirerà di più una leonessa che se possedesse una criniera di colore chiaro, perché per le femmine questo significa allora un partner potente, in grado di fornire il cibo e proteggere i suoi due criteri essenziali ricercati dalla femmina. Però, guardando il remake di Disney del Re Leone e il film d'animazione, scoprirai che nessun leone possiede criniere nere, ad eccezione del cattivo Scar. Allora, come capire che le femmine della Rupe del Re abbiano potuto essere attratte da Mufasa o Simba? Disney avrebbe potuto benissimo aggiungere almeno qualche tocco di nero nella criniera di quei due, in modo da indicare la loro forza e l'attrazione come maschi. Leone maschio, persona non grata? Questo punto è forse l'unico dove Disney si avvicina di più alle abitudini dei leoni nella realtà, sia nel suo remake che nel suo film di animazione. La decisione di Simba di fuggire dalla Rupe dei Re dopo la morte di suo padre, di cui si sente responsabile dopo che suo zio Scar glielo abbia fatto credere, viene presa in seguito all'ordine che gli dà quest'ultimo di fuggire e di non farsi rivedere mai più. Ed è un po' quello che i leoni maschi fanno davvero nella vita reale. Questi ultimi possono lasciare il loro branco quando sono ancora giovani, a differenza delle femmine che lasciano raramente il branco in cui sono nate e dove trascorrono tutta la vita, i maschi invece non sono destinati a rimanere nello stesso branco per tutta la vita e a volte vengono cacciati dal leone alfa o dalle leonesse che vi regnano, e ciò fin da quando hanno raggiunto la loro maturità sessuale, in genere tra l'età di 2 e 4 anni. Si tratta soprattutto di una questione di diversità genetica, accompagnata dal bisogno di garantire delle stirpi sane tra le specie. Allora i leoni maschi devono lasciare il loro branco, raramente in compagnia di leonesse, e sono spesso portati a viaggiare molto lontano, percorrendo distanze molto importanti, senza tuttavia fondare il proprio territorio. Allora diventano leoni nomadi, accontentandosi di nutrirsi di carcasse a causa della loro mancanza di abilità per la caccia in confronto alle femmine. Formano insieme una coalizione e sono talvolta raggiunti da altri giovani leoni maschi. Allora stabiliscono il proprio branco, ma per questo devono combattere un altro leone maschio proveniente da un branco diverso, in modo da prendere il suo posto. Ma torniamo al Re Leone. In una scena del film della Disney, dove il nostro eroe è già un giovane leone adulto e conduce la sua vita lontano dai suoi amici, la sua amica d'infanzia Nala lo incontra e gli chiede di tornare alla Rupe dei Re, cosa che accetta di fare docilmente. Però sai che se ciò accadesse nella vita reale, Simba non sarebbe mai tornato là, poco importa quanto Nala lo avrebbe spinto a farlo, e sarebbe piuttosto andato via al tramonto a trovare un altro branco. Allora immaginati a cosa sarebbe somigliata la storia se Disney avesse ripreso quell'aspetto nel Re Leone. Ovviamente il film non avrebbe più avuto nessun senso. Prima di proseguire è ora di fare una piccola pausa. Sai chi è Scar per Kovu nei Re Leone 2? Si tratta di opzione A, suo fratello gemello, B, suo figlio adottivo, oppure C, suo cugino. Pensaci bene, risposta più tardi alla fine del video. Si prosegue. Vegetariani. Nel remake del Re Leone, Simba il leoncino non fa soltanto amicizia con Timon il suricato e Pumba il facocero, ma questi ultimi finiscono per allevarlo, nonostante la paura che causa loro quando si incontrano per la prima volta. È normale.
Nella vita reale il leone è un predatore, un animale carnivoro che secondo ciò che ci dice National Geographic consuma in genere 20 kg di carne, se non addirittura di più, visto che è in grado di mangiare fino a 100 kg di carne. Ovviamente, quando diventerà adulto, un leone non esiterà a divorare qualsiasi animale che incontrerà, vale a dire un facocero o un suricato, invece di andare a scavare nelle piante e negli insetti come Simba. I leoni parlano quale linguaggio? Nel caso in cui ignorassi la risposta, bene sappi che i leoni ruggiscono, nella savana ovviamente, invece si possono sentire ruggire a volontà anche nei film d'animazione nel remake della Disney ovviamente. Tuttavia parlano fluentemente il linguaggio umano e tutti gli altri animali peraltro, e non è tutto, alla rupa dei re i leoni svolgono un po' la vita degli esseri umani, come qualsiasi famiglia del loro rango, Mufasa e i suoi sono circondati da servitori, iniziando dal saggio mandrillo Rafiki, consigliere del regno delle terre del branco, colui che presenta Simba agli altri animali alla sua nascita, e hanno anche il lusso di godere dei servizi di un maggiordomo con il personaggio di Zazu, il bucero becco giallo. Niente male la vita da leone, penserai, però è proprio così nella savana? Disney ha ampiamente modificato la realtà, ma per bisogni di sceneggiatura, come abbiamo detto poc'anzi, e ovviamente ciò ha reso la storia ancor più bella, ancor più commovente, il che ha fatto diventare questo film uno dei migliori della Disney e il maggior successo di animazione di tutti i tempi nel mondo intero per 19 anni, con 987.483.777 dollari raccolti, fino al giorno in cui venne spodessato da un altro successo della Disney, Frozen, il regno di ghiaccio. Tuttavia, credi che Disney avrebbe potuto fare a meno di modificare la realtà e rispettare tutti gli aspetti della vita dei leoni? Almeno qualcuno? Quali secondo te? Tra l'altro, avresti notato altre differenze che esistono tra i leoni del Re Leone e quelli reali? Aspettiamo le vostre risposte nei commenti. Detto ciò, Kovu è il figlio di Zira e il figlio adottivo di Scar, che lo rende suo erede. Spero che siete stati numerosi a trovare la risposta esatta. The train just left this town while I'm slow.